In compagnia del dottor Di Girolamo, direttore dell'UOSD Audiologia e Foniatria dell'Università degli Studi di Roma di Tor Vergata, ecco, parliamo un pochino di quali sono, diciamo, i primi presidi terapeutici per questa sindrome. Sì, la sindrome è una sindrome multifattoriale. Esistono varie cause che possono determinare la sua insorgenza. Indubbiamente la terapia deve rivalersi su quelle che sono le cause, e se noi pensiamo che la causa più frequente può essere l'aumento di peso, ovviamente la prima cosa è di ridurre il peso, perché l'accumulo di tessuto adiposo al di sotto della mucosa riduce la quantità di aria che passa nelle vie aeree. Poi abbiamo la terapia che è quella detta ventilatoria, cioè con delle macchine che mandano aria a pressione positiva, impedendo il collassamento delle strutture respiratorie e quindi l'insorgenza dell'apnea. Per ultima è la terapia chirurgica, che è quella terapia che chirurgicamente va a modificare le strutture in modo da impedire questo collasso, che poi è alla base di tutto il meccanismo. Quindi in realtà praticamente mi pare di aver capito che queste apnee possono essere praticamente anche in persone che non hanno appunto disturbi correlati come l'obesità, cioè praticamente chi russa molto, e quindi il pericolo sostanziale sarebbe poi il colpo di sonno che potrebbe prendere durante la guida. Sicuramente ci sono delle alterazioni anatomiche, soprattutto legate al passare degli anni, perché è raro avere delle apnee nei bambini, ci sono, ma sono legate all'ipertrofia delle tonsille e delle adenoidi. Nell'adulto ci sono perché il muscolo durante la notte si rilassa, ha perso di tonicità e quindi tende a collassare. E la causa, come lei accennava, degli incidenti stradali, proprio perché il colpo di sonno secondario al fatto che uno dorme male durante la notte è presente. Quindi insomma una cosa che accomuna anche per esempio altre persone che non dormono la notte, per esempio gli insonni, chi ha problemi di insonnia per altri motivi. Sicuramente una cattiva qualità del sonno si ripercuote sulle proprie capacità durante il giorno. La guida, che è un'attività spesso monotona, specialmente in autostrada, nel momento in cui c'è un alterato senso di vigilanza può risentirne con un'insorgenza, un colpo di sonno e incidenti che possono riconoscere addirittura un terzo delle morti degli incidenti stradali per cause da colpo di sonno. Parliamo di Tor Vergata in chiusura, appunto di questo istituto universitario dove lei lavora. Ecco, è all'avanguardia nella cura di questo tipo di apnea? Sì, noi abbiamo un centro regionale di riferimento per queste patologie, e questo nel momento in cui ora anche con le nuove normative europee la problematica del sonno si ripercuote sul rinnovamento della patente, abbiamo una grossa richiesta da parte dell'utenza, e lì abbiamo tutti i presidi e le strutture in ambito pubblico per la diagnosi e la gestione di queste patologie. Grazie molto.